Gli enti di promozione sportiva in Veneto contano circa 700.000 iscritti. Chiedono alla Regione regole chiare e nuovi finanziamenti anche per aprire in sicurezza. Rossana Caviglioli. Non solo grandi eventi e non solo professionismo. Lo sport deve continuare ad essere un'attività per tutti, capace di favorire inclusione sociale e un corretto stile di vita. L'appello è degli enti di promozione sportiva che contano 700.000 iscritti solo in Veneto. Con una lettera al governatore Zaia chiedono di essere aiutati a far ripartire gli allenamenti in sicurezza e riaprire i centri estivi. Farsi condizionare solo da scelte economiche, spiegano, sarebbe sbagliato perché in gioco ci sono salute e benessere, anche e soprattutto degli anziani e delle persone con patologie come diabete e ipertensione, più a rischio in caso di infezione da coronavirus. Abbiamo chiesto alla Regione un supporto per organizzare attività ginnastica a domicilio, perché due mesi di inattività pesano tantissimo su tutti, in particolar modo su loro. Tra le richieste, quella di avere norme generali chiare riguardo al distanziamento sociale, alla sanificazione dei locali, all'uso di spazi all'aperto e di partecipare ai tavoli di progettazione delle nuove forme di servizio. Si chiede anche la riapertura dei bandi di finanziamento con nuove risorse per favorire la ripresa dello sport, essenziale anche sotto il profilo psicologico e per offrire spazi di socialità a bambini e ragazzi chiusi in casa da mesi.